Benvenuti sul canale di Insen Technology. Un saluto da Ilenia e da Silvio. Oggi vogliamo parlarvi del ferro da stiro verticale. Questo elettrodomestico è sempre più presente nelle nostre case. Quali sono i suoi punti di forza e i suoi punti deboli? Perché la vera domanda è: riesce a sostituire completamente un ferro da stiro classico? Per fare questa prova abbiamo deciso di provare il Roventa Accestream Plus DR8100 e DR8135. Molto simili tra loro, variano solo alcuni degli accessori. Ma partiamo con ordine e cerchiamo di capire a cosa serve un ferro da stiro verticale, perché sicuramente il suo obiettivo principale non è quello di sostituire il classico ferro da stiro, ma più che altro quello di rinfrescare un capo che magari abbiamo preso dall'armadio e si è un po' sgualcito, come una t-shirt, una camicia, se dobbiamo uscire ad esempio con gli amici, e dargli giusto una rinfrescata, una ripassatina, quindi non stare a prendere l'asse da stiro, il ferro da stiro, ma accendiamo questo e in 2 secondi abbiamo fatto. Sicuramente però, nonostante qualche limitazione, può comunque svolgere l'80% della stiratura. Questo perché, a meno che non dobbiamo stirare capi come delle camicie, quindi che hanno dei dettagli che necessitano di una cura in più, come ad esempio il colletto e polsino, può essere comunque utilizzato per la maggior parte dei capi, purché non venga utilizzato in modo continuativo per troppo tempo, diciamo a seconda della pesantezza non stirare più di 5-10 capi. Questo perché il serbatoio è un po' piccolo ed è giusto che sia così, perché sarebbe poco maneggevole altrimenti. Poi, siccome stira soprattutto col vapore, dopo un po' di tempo vi si riempirebbe completamente la casa di umidità, che per carità, se abitate in provincia di Milano magari ci siete abituati, però... Sarcasmo? Con una punta di assinazione. Ma torniamo al nostro Roventa e vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Andiamo quindi ad analizzare cosa è contenuto nella confezione. C'è il ferro da stiro verticale con la piastra in ceramica riscaldata, che però non va a contatto con gli abiti e non è quella che va a stirare. Quello che stira è il vapore che fuoriesce dalla fessura interna. Poi c'è il pulsante per l'erogazione del vapore, che possiamo bloccare in questo modo molto semplice. Troviamo anche il gancio per staccare il serbatoio dell'acqua. E poi i tasti di accensione e stiratura delicata e turbo, con il massimo della potenza. Il primo accessorio è la spazzola per tessuti, che si utilizza per la maggior parte dei tessuti. Le setole vanno proprio a contatto con il capo, quindi bisogna proprio andare a contatto e muoversi dall'alto verso il basso. Il secondo accessorio è la copertura per il vapore, da utilizzare con i capi più delicati, in modo da schermare un po' il vapore e da poterlo utilizzare sui tessuti più delicati come la seta o il lino. L'ultimo accessorio è il gancio per appendere gli abiti ad una porta o ad un'antina. Nel DR8135 invece troviamo questi altri 2 accessori, la spazzola levapelucchi da utilizzare sui capi e l'accessorio per le grinze più ostinate, che personalmente non ho capito bene come si usi. Quindi, se vi devo consigliare, vi direi di optare per il DR8100 in modo da risparmiare qualcosina. Ma passiamo alla parte pratica. Ora Ilenia ci farà vedere un po' come si utilizza un ferro da stiro verticale, quali sono i risultati che si possono ottenere e niente. Prego Ilenia. Abbiamo già acceso il ferro da stiro verticale e, visto che dobbiamo andare a stirare una maglietta in un cotone abbastanza pesante, utilizzeremo la modalità turbo. Cominciamo con l'erogazione del vapore e blocchiamo, in modo da non dover premere continuamente. La spazzola va passata a contatto con i tessuti, dall'alto verso il basso. I risultati migliori si ottengono se la maglietta o l'indumento che andiamo a stirare è ben posizionato. Se ci sono troppi accavallamenti, andremo a stirare quegli accavallamenti ottenendo ancora più grinze. Bisogna fare attenzione a queste zone qui, perché per esempio ci viene spontaneo mettere la mano e andare a stirare in questo modo, ma il vapore sale verso l'alto e ci si scotta abbastanza facilmente, quindi le mani vanno messe lateralmente. Dannata fisica. E
Ecco, non finisco di fare tutto il resto della maglietta, ma almeno abbiamo un'idea di quello che può essere il risultato della stiratura. Quindi, come possiamo vedere, il risultato è comunque molto accettabile, soprattutto se non abbiamo delle esigenze particolari, quindi se dobbiamo uscire con gli amici o anche semplicemente andare al cinema, il risultato è più che accettabile. La maglietta in questo momento è leggermente umida, dipende dal vapore che abbiamo utilizzato, e anche la parete dietro il nostro ferro da stiro è tutta umida. Ovviamente è uno degli inconvenienti che quando andiamo ad utilizzare un elettrodomestico del genere. Quindi abbiamo visto come si utilizza un ferro da stiro verticale e ora andiamo alle conclusioni finali. Quindi in definitiva questo ferro da stiro è veramente veramente valido, stira, igienizza, è pratico e veloce da utilizzare e la stiratura non è affatto male. Certo, se lo utilizziamo per troppi capi consecutivamente oppure se vogliamo stirare dei capi un po' più particolari come delle camicie, non è proprio il suo ambiente, ma in tutti gli altri casi la stiratura è veramente più che accettabile. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Un saluto da Ilenia e da Silvio. Ciao!